A Milano è di nuovo emergenza profughi, al punto da creare anche altre emergenze, e non solo intorno alla stazione centrale. Qui siamo nel quartiere Barona, periferia sud della città. Non c'è nessuno. Ok. E dove stanno? In giro. Escono fuori in giro. Quante persone dormono qui? Ieri sera 126. Ecco l'ultimo dormitorio allestito in tutta fretta a Milano per accogliere i profughi. Siamo in una scuola materna abbandonata. Questa struttura doveva essere già stata abbattuta perché era stata rilevata una importante presenza di amianto. Già a giugno centinaia di africani erano stati alloggiati qua. Ora ci risiamo, i bagni sono 6, altrettante le docce a disposizione, pochi centimetri tra una brandina e l'altra. Queste sono le presenze di ieri. Sì. Ognuno che entra ha questo numero, diciamo. Sì. E noi evidenziamo. Ok, per cui uno può trascorrere la notte qui e il giorno dopo non tornare. Se non vuole, sì, può non tornare. La mattina escono di là non contenti di aver dormito a coperto la notte, si mettono sulle panchine a sporcare, a bere e tutto il resto. No, veramente non li vogliamo, ma siamo qua in una zona piccola. Abbiamo paura di quella gente lì. No, io abito di fronte a vedere, ma faccio sul balcone e vedo quelle casolavano tutte nude, che è una cosa giusta. Questo pomeriggio nell'ex asilo non c'era nessuno degli ospiti. È bastato spingersi verso il centro per trovarli. Una soluzione al problema dei profughi a Milano ci sarebbe. Questi spazi in fondo alla stazione centrale. Come vedete i lavori sono pressoché ultimati, ma ancora manca l'allacciamento delle fogne e così la città di Milano si prepara ad un'altra notte in emergenza.